Rosso è un'azienda che è nata circa 4 anni fa, si è consolidata durante questo periodo nel trattamento dei rifiuti elettroelettronici e nella loro fase finale di vita. Quindi, diciamo, la nostra attività consiste principalmente nel recuperare metalli preziosi, metalli nobili come rame, stagno, dalle schede di provenienza elettronica, personal computer, stampanti, apparati elettronici derivanti dalla telefonia e tutto quello che può essere il panorama dell'elettronica di recupero che è presente sul mercato dei rifiuti, diciamo così. È un'attività che ancora ha degli ottimi margini di sviluppo e molti giovani in questo momento stanno cercando di intraprendere questo tipo di attività, perché va considerato che in Italia tutt'oggi ancora si recupera circa soltanto il 30% di rifiuto elettronico, mentre il restante 70% finisce nelle discariche. E considerando che questo tipo di rifiuto comunque contiene una certa quantità di materiali preziosi, naturalmente l'interesse anche dal punto di vista economico non è trascurabile per quello che può essere il riutilizzo dei materiali che appunto vengono fuori dal trattamento di questi prodotti. Iniziative di questo tipo stanno trascinando appunto anche molti giovani. Questa è una cosa interessante: oggi ho avuto un sacco di incontri con ragazzi che vorrebbero mettersi in questo settore, cercando di andare a fare una micro raccolta di questi prodotti esistenti negli uffici pubblici, nelle aziende private, che normalmente, come dicevo prima, vengono poi mandati alle discariche. Già ci sono strutture pubbliche attrezzate per il recupero di questi materiali, ma non dappertutto questo avviene. E sarebbe importante l'iniziativa privata di questi ragazzi, sarebbe importante sia per loro che per il loro futuro, insomma un futuro di lavoro sicuramente di un certo interesse, e soprattutto aiuterebbe, visto che siamo al comando, lo possiamo dire, anche, diciamo, il sistema ambientale a mantenersi un attimo più pulito, cercando di recuperare a fine ciclo vitale dei prodotti che altrimenti andrebbero perduti sostanzialmente.